Ciao a tutti, sono Giulia Mashboom 24 e siamo tornati con un nuovo video qui sul mio canale. Allora ragazzi, molto probabilmente vi sarete accorti che ieri non ho pubblicato un video. E infatti mi sono fermata lunedì, dove ho pubblicato The Sims 4. Ma ieri è sparita la connessione e allora abbiamo avuto diversi problemi e perciò non ho potuto pubblicare il video. E quindi oggi farò uscire Matt, che doveva uscire ieri. In realtà doveva uscire un altro tipo di video che farò uscire domani, che tanto dovrò comunque pubblicare altri generi di video. E casomai, vabbè, questo video della settimana purtroppo è saltato. E giovedì invece vi sto spiegando un attimo quello che farò. Giovedì uscirà un video un po' speciale, mentre venerdì farò uscire in segreto. Solo che dato che ormai non metto più i sondaggi, leggerò sempre in segreto nella home. E perciò adesso andiamo avanti con Matt. Ok, in ogni caso mi scuso con voi per questo problema, però appunto la connessione a volte va a tratti. Iniziamo subito. C'è il volume? Ok. Lisa. Sì, si toglie magari. Stai bene perché non sembra proprio. Poi te lo dico, andiamo. Quel casino che era successo con Matt, mamma mia. Mi è dispiaciuto tanto, però forse è colpa anche un po' mia, eh. Ci incamminiamo. Lisa sta digitando sul telefono con un sorriso sulla faccia. Chissà che sta combinando ancora. Comunque stiamo a 58 iscritti e vi ringrazio, perciò siamo quasi vicino ai 60. Come arriviamo al ristorante? Philip ci fa sedere a un tavolo con la sua solita giovialità, contandoci bellissime. Ok, racconta. Parla di Daryl, parla di Matt, direi. Il mio vestito sembra aver avuto l'effetto desiderato su Matt. Avevi ragione. Lo sapevo, avevo ragione anche sul resto. Le cose non sono andate come previsto. Mi sono ritrovata a parlare con suo fratello, che si è rivelato essere il tizio del parco, quello delle gatte. No, mi prendi in giro? Quindi puoi immaginare la mia faccia quando ha fatto 2 più 2, uscendone con «è così, il tizio del lavoro che ti piace è mio fratello». Sì, la notte in cui ho confidato tutto a Lisa le ho anche spiegato che cosa era successo quando... davvero quel giorno. Perché? Cosa gli avevo raccontato? Non mi ricordo. Wow, ci sarei dovuta essere. No, meglio che non c'eri, guarda. Ehi, tu dovresti compatirmi. Come l'hai gestita? Non ci sono stati problemi, si è morso la lingua. In effetti è stato piuttosto freddo, se non consideriamo le sue battute pesanti. Beh, il fratello è il fratello di Matt, fratello gemello, casomai. Già, ah, ecco, gemello oltretutto. Davvero? Che volpone, sapevo avesse un fratello, ma non avevo idea fosse gemello. Si somigliano, sono identici. Praticamente identici, non molto, praticamente identici, Fisicamente si somigliano molto. Daryl ha espressioni simili a quelle di Matt. Ok, quindi ora devi decidere tra i due bellissimi ragazzi. No, perché adesso viene il peggio, mi dispiace. Lo so, è solo che sembrava un'adolescente sovraeccitata quando ha visto la grossa Lamborghini di Daryl. Oddio, in ogni episodio mi devo incavolare con questo coso che viene. No, basta, ho già votato tra l'altro. Lisa manca la... Manca la sua borsa con la forchetta. La sua borsa, no. Lisa manca la sua bocca con la forchetta, osservando i miei occhi sbarrati. Scusa? Sì, mia cara, ho ricevuto un passaggio su una Lamborghini. Sul serio? E non è successo nulla? Certo che no. E stamattina Matt e io abbiamo litigato. Sì, mia cara, l'ho ricevuto un passaggio su una Lamborghini. Cosa? Qualcosa del genere, sì, ma più che altro perché Daryl mi ha chiesto di fare un'audizione per un videoclip di un suo amico rapper. Ah, ok, lei crede che ha litigato perché è salita sulla Lamborghini del fratello, credo. Figo. Per il video, dico. Lo farai? Non ho ancora deciso. Non hai abbastanza energia, ma di già, mamma mia, oh. Ok, ho ottenuto 130 con il minigioco per oggi, sì, perché ho fatto 100 nel... Cosa là nel gioco? Non ho ancora deciso. E questo che c'entra con Matt? Ha fatto una sceneggiata sul fatto che suo fratello non sia una persona per bene. È diventato pazzo.
Lisa si pulisce la bocca e si sistema contro lo schienale della sedia. Sai che c'è? Il ragazzo sembra geloso. Pensi davvero? Io non credo. Lo pensi davvero? Lo pensi davvero? Certo, si deve essere sentito messo da parte con l'arrivo di suo fratello e tutto ciò che ne è conseguito. Secondo me ha ragione. Comunque non posso certo dire che l'atmosfera fosse rilassata questa mattina. Gli passerà con suo fratello in pista. Le cose potrebbero iniziare a muoversi. Non lo so, spero di non aver rovinato tutto. Non essere sciocca, smetti di drammatizzare. Sfogatevi sul ring stasera, dovrebbe sistemare le cose. O nella doccia. Ma perché? Sì, quello mi piacerebbe. Mamma mia, scoppiamo a ridere. Mi piace confidarmi con lei. Vedo sempre il lato positivo delle cose e di solito la finiamo sempre a ridere. Vabbè, niente, spero che questo video vi sia piaciuto. E per fortuna finalmente uscirà questo video e domani uscirà appunto questo video speciale. Per quanto riguarda In Segreto, appunto, come vi ho già detto, leggerò gli In Segreto sulla home, quelli virali. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, attivate la campanellina delle notifiche. E detto questo, noi ci rivediamo con un prossimo video.